La sera del 20 novembre un foltissimo pubblico ha assistito ad un incontro a Trinity College con il noto giornalista e scrittore Beppe Severgnini, che ha parlato del suo ultimo libro dal titolo La bella figura. Severgnini nutre grande simpatia per l'Irlanda e Dublino. Prima della conferenza ci ha così parlato. Io sono Beppe Severgnini, ho i capelli metallizzati, ho scritto un libro, lo presento anche qua, che è stato tradotto in 8 lingue, cosa che mi rende orgogliosissimo, punto. Dublino manco da 6 anni, sono stato molte volte in passato, ma manco da 6 anni, l'ho trovata in grande forma. Direi che ci sono città che fanno venire il mal di testa e città che fanno venire le buone idee, e Dublino è di questa seconda categoria. Infatti oggi ho scritto molte cose e dirò una cosa sorprendente, perché non la sa nessuno, che il mio ultimo libro sulla lingua italiana uscito in Italia è nato proprio qui al Trinity College, dove siamo adesso, 6 anni fa, da una lezione. Quindi, come dico, a Dublino nascono tante cose. Ovviamente lavorano i Thomas Beckett e i Joyce, e poi scendendo, si può passare quel video, lo abbassi per favore, giù, arrivano anche i Severgnini. Grazie, arrivederci. Anybody here in England? Anybody in here?